Questi hanno messo un disco e c'è uno scritto sopra FC25. Benvenuti in questo nuovissimo prank. Come protagonista c'è questo FC25, ancora in cellofanato. Un disco masterizzato, uno scotch e una forbice. Ovviamente le forbici erano tondate, eh. Adesso vi faccio vedere cosa combinerò, ma lasciate subito un like per supportare questo video, perché è veramente uno scherzo molto ingegnoso che sto preparando da settimane. Al momento lui è a scuola, quindi aspetterò che torna oggi per giustificare che registrerò. Gli dirò che apriremo il gioco e poi giochiamo subito a FC25. E sì, lo so che FC25 è uscito il mese scorso, però noi ci abbiamo giocato con EA Access, quindi già ce l'abbiamo scaricato sulla Play. Però adesso lo volevo fisico e quindi l'ho preso. Spero che non mi hanno fatto il prank a me, perché sentite, cioè, è fuori dalla convenzione il disco, quindi. Poi alla fine mi hanno fatto a me il prank. Diciamo che è un prank in stile 5 anni fa, quando aprì la convenzione e non c'era il disco. Poi è passato tanto tempo, ci dirò cose un po' diverse per fargli capire determinate cose che adesso vi spiegherò. Mi raccomando, supportate questo video che è veramente molto impegnativo, fidatevi. Commentate con Masterpiece. Vabbè, ragazzi, dai, devo spiegare perché tra poco torna da scuola. Comunque speriamo che ci casca, visto che adesso ha un po' di anni in più. Però dovrebbe, siccome mi sono studiato tutto alla perfezione. Allora, del cellophane, togliamo solo questi due qua sopra, eh. I cosetti qua sopra, così lo cacceremo così. Mannaggia, mi sono tagliato le unghie. Mi sono stato tagliato male, mannaggia. Ok. Vediamo se ci riusciamo, come pensavo. Ah, in si caccia. Ok, dobbiamo fare un bel lavoro con lo scotch poi. Dice pure che sta graffiato. No. Ok, il disco c'è. Andiamo con la sostituzione del disco masterizzato. Ah, ci serve una chicchetta. Proprio per prenderlo di più in giro. FC25 mi hai masterizzato PS5. Ci deve cascare, ragazzi, ci deve cascare. Per forza. Il disco originale lo mettiamo qui. E poi lo nascondiamo, ovviamente. Ok. Sostituzione fatta. E incelofaniamo. E questa è la fase più delicata. È un'operazione abbastanza difficile. Adesso prenderemo tanti scoccetti e li mettiamo qua. Che cacchio, l'ha usato prima che l'ha scocciato malissimo. Sicuramente mamma. Faremo tanti pezzettini così. Gioco di precisione. E vaffa, mo. Quando feci l'altra volta questo scherzo mi è uscito molto meglio. Però vabbè, ce lo dico subito. Penso che ci hanno truffato. Perché sennò come lo giustifico questo? Cioè, lo scocciamento non è proprio al top, ma non fa niente. Ci hanno truffato perché ho visto questi scotch. Qualche cambiamento ci sta. E un'altra cosa importante che ci dirò è che non è arrivato il solito furgone o macchinuccia del postino, ma una macchina strana che ci ha consegnato il pacco. Speriamo bene, ragazzi, e vediamo come reagisce. Il gioco, ragazzi, tutto incelofanato. Quindi qui c'è quello masterizzato e qui c'è il gioco vero. Ci cascherà? Non lo so perché è molto più grande. Ormai sono anche più di 2 anni che non ci faccio un prank, quindi chissà. Like c'era solo per tutto questo ingegno. Vi ho detto che faremo Juventus Frosinone dopo tanti anni. Però nell'anteprima pacchettiamo questo gioco. Registriamo anche per sicurezza. Che tra l'altro vi ho detto che l'abbiamo pagato a un prezzo veramente incredibile. E quindi mi sembra strano tutto l'insieme. Speriamo che ci casca. Mi raccomando, supportate il video se volete altri video del genere speciali. E vabbè, incrociamo le dita. Ci vediamo dopo pranzo, quando abbiamo mangiato e tutto. Vabbè, speriamo bene, raga. Che ansia. Brava, brava, ok. Cominciamo a calciare il disco dalla scatola. In attesa di pazzo Vignus. Come cacchio, sai? Ok, quando vuoi puoi venire, eh? Scatola tolta. E il disco, vabbè, dai, meno quello che facciamo fare Federico quando viene. Hanno qui già ho scaricato FC25, così mettiamo il disco e si può iniziare questa, diciamo, nuova avventura. Perché sì, abbiamo fatto un video, ma era su EA Access. Non avevamo ancora comprato questo gioco. Ed è tutto prontissimo. Eccoci qua con il gioco, ecco tutto quanto. Puoi chiudere pure la porta. Eccolo qua, Ragazzi, Astrobot. l'ho appena cacciato. Che? Che sono scotch? Che Scusa, cioè, avete visto? L'ho cacciato adesso, no? Cioè, io ok che la. Non ci sono il disco di voi. No, vedete. Che? No, non ci credo. No, vedete. Non è perché.
Cioè, mo che ci sto a pensare. Che? Non voglio la registrazione. No, perché ti. Sei aperto! Fede. Non posso dire, perché se te non ci sta niente, Amazon non mi imbossa, cioè. Visto che ho pagato di meno. Non è che il postino. È una macchina. Però. Ma pensa. Non lo so, non lo so. Cioè, anche perché sono soldi, non, come facciamo? Cioè, poi questi sono tutti identificativi, non sanno qual è il disco nostro. Cioè, c'è paura che ci hanno truffato. Perché hai visto che ho pagato a meno del prezzo. Qualcosa dentro ci sta. Ci sta, fai così prima. Vabbè, il disco ci sta. Ho pagato di meno sto coso, no? L'ho pagato di meno. Sì, sì. Aspetta. Cavalletto per... Aspetta, così. Quando apri... Cioè, per fare Amazon che non... Cioè, poi... Che cacchio? Cioè... Qua sta lo scotch, ok? Non ci dovrebbe stare. No. Cioè, io da tanto non compro il gioco così. Vabbè, sembra che ci sta tutto. C'ho paura che è un'azienda che ci ha truffato. E mo, vabbè, tanto siamo mai registrati. No, perché dovrebbe stare un altro gioco? Cioè, scusami, questi che ne so, ma anche perché per passare i controlli, cioè, non può essere così. Oh, cioè, io non è la verità. Oh, allora, c'ho paura. Mannaggia, anche perché è un'azienda seria, non penso che. Ma che cazzo, ma che è sto coso? Ma che cacchio, che sta scritto? FC LEM, che è? Vabbè, può esserci stato dentro, esserci... No, vabbè, però, no, cioè non lo possiamo mettere, perché non penso che... Cioè, alla fine mi si pure brucia la play. Devo chiedere il rimborso. Poi ci rimborsano. Cioè, ce l'hanno truffato. Cioè, dice pure, hanno rubato il disco. Cioè, ecco perché hanno venduto di meno. Scusa, se è così, no? Cioè, allora il disco è tu, cioè, tutto il simbolo. Come faccio? Cioè, non mi rimborsano questo, Si crede che abbiamo messo noi. Vabbè, ci sta il video, però non è iniziato tardi, c***o. Vabbè, ci sta con l'altro. Cioè, infatti, la scena che... Vedi se sta sotto? No, niente, ci hanno fregato. Vabbè, hanno il reso, cioè, anche si può fare il reso, cioè, non è un problema. Cioè, non posso neanche pensare che ci abbiamo messo... Cioè, la scatola ha visto tutto l'imballaggio. Non vorrei che ci hanno messo proprio... Cioè, hanno messo da... Lo web hanno messo coso. Perché forse quelli... Per bypassare il sistema... cioè, sta qualche codice. Sennò non mi dà cose del genere. Infatti, oh! Hai visto che ho comprato la mattina? Perché ho detto, oh, guarda, ho trovato a sto prezzo minore. Ma poi oggi è stato perché devo portare... il pacco. No, era tipo un signore con una macchina. Mai visto? Te lo giuro. Vabbè, soldi finché si può fare reso non è un problema. Cioè, scusa. Quindi niente video. Cioè, hanno fatto tutta una cosa bellissima. Cioè, il grande ritorno Juventus. Ti fa fare reso? Cioè, si può fare. Mannaggia. Che sfiga, oh. Niente invece. Cioè, fate pure a me. Fa che vuoi? Sta tutto ufficiale. Secondo me hanno aperto e ci hanno messo un disco rimasterizzato per... Ma non è manco rimasterizzato. Questi hanno messo un disco e c'è uno scritto sopra FC25. Ma me lo merito. Questo è calma di tutte quelle altre volte che l'ho fatto io. Cioè sta tutto... Ma che ce ne fanno loro qua? Cioè, e lo rivendono. Alla fine c'è un gioco originale. Mettono il disco allo stesso peso e ci guadagnano. Vabbè, facciamo il riso. E va... Si può fare il video oggi. C'ho il reso e... Sto stupido perché l'ho comprato subito. Lo sapevo che ho sbagliato. Vabbè, infatti appena l'ho preso erano finiti poi. Esistono gli errori di prezzo. Però vuoi rimanere indietro. Cioè secondo te, ci mettono a vedere sto video che ho fatto per sapere che no. È veramente... Mettono a vedere il video che mi entrava il pacco. Forza. L'abbiamo sempre fatto pure col telefonino. Sì, l'ho fatto pure mo. Quindi non è un problema, cioè si manda indietro. Quindi mando quel video e fatto. Mandi quel video, certo. È l'unico. L'unico è che non si può fare il video. Vabbè. Oh, no, e poi c'è lo stesso video. Ragazzi, siamo stati truffati. Non mi toglie il video. Vabbè, certo. Finché si chiude questo. Niente sfida da fratelli, raga. Era meglio giocare, sì. Sono preparato e tutto. Vabbè. Fammi mettere sto cavalletto, niente. Ci deve essere sempre una cosa che va storto, raga. Vabbè, facciamo il reso e ci ridanno i soldi. Allora, ragazzi, avete visto anche voi? Dai, basta musichetta, però. Cioè, un momento triste e metti Astrobot pure tu. Che fai? Cioè, io ho paura che abbiamo perso sti soldi. No, non l'avevo. Cioè, avevo proprio paura che abbiamo perso sti soldi. I venditori privati.
infatti il sabato non hanno mai consegnato. Ma no, perché c'è sabato? Perché doveva ieri. Sta scritto ieri. Senti, il pacco è stato consegnato a un receptionist. Cioè, guardate, non c'è stato scritto a questo sì. Che significa? Receptionist. Chi è il receptionist? Cioè, va spesso. Cioè, no. No, ma questo è qualcosa che sta sotto, perché non può essere tutto legalizzato allora. Guarda, tutti gli ordini, nessuno. Non è uno screen, non è niente. Receptionist. Cioè, qua mica siamo una cosa, siamo una casa. I receptionist che sono tipo quelli che fanno le recensioni. Sono tipo quelli dell'hotel che chiappano le cose. I receptionist sono quelli della hall, no? È vero. E quindi non c'è senso. Scusa. Poi hanno fatto questa sostituzione e oggi hanno votato sto disco. E se no, come ci guadagnano questi? Non ho mai avuto niente, faccio di tutti gli ordini che ho fatto in vita mia. No, meno. No, sta cosa un boh. Raga, forse abbiamo trovato. Sai, posso scrivere a Striscia Notizia? Se trovate un prezzo un po' strano, cioè vedete proprio un prezzo diverso, cioè vedete bene il venditore, io come la sento vedere il fornitore chi era. E devo segnare la cosa a che me l'ha venduto. E niente, raga, allora, questo video finisce qui. No, vabbè. Ah, ma per tutto sto tempo. Sì, ho capito, però vabbè, stiamo giocando negli assist. Hanno abbassato tutto con questo coso qua. La cosa è masterizzata. Vabbè. E niente, non gioco qualcos'altro noi. Ma aspetta, ma... Raga, ma fa... ci sta un altro disco. Ragazzi. Ah, non era ricerca. Ragazzi. No, la cosa receptionist è vero, non l'hanno mai messa. Però tadè, un nuovo prank. E ci si cascate. Eccolo qua il gioco. Mamma mia. Infatti si imbassano, cioè, ma com'è possibile? Tanto c'è stato tranquillo, tanto si voleva far reso comunque, tanto quelle. C'è tutti quei miliardi. Però oh, è uscito, all'inizio mi stava a scappare cazzo troppo dai vite. E poi oh, non sono riuscito a recuperare. Questo me lo ha messo tipo. Così. Vediamo se funziona. Guarda, mo. Ragazzi! Prank! No prank! Raga, like, mi raccomando! È riuscito sto scherzo? Cioè, credo tutto pronto! Però spoiler! Oggi non ci sarà nessuna sfida. Da quando è stata questa sfida? Era tutto programmato una settimana. Anche mamma è complice perché dovete tornare prima oggi a casa. Ho detto fate tardi, vi prego, che sto evitando. Non devo lo scotch. Oh, però, oh, sempre lo stesso sistema, però mi mando qualcosa di diverso. Oh, funziona. Funziona. I receptionist. Cosa improvvisata. Infatti, quando mi ha detto metti Amazon, ho detto ecco, mo mi sgama. Infatti, là mi sta scoprendo tutta la vita. Non lo so. Raga, non era scontato, perché poi c'avevi un po' di anni in più. Era difficile. Nuovo anno, nuovo prank. Quanti like mi avete a sto video? 10 like, ragazzi. Condividete, fate i video. Che cacchio di prank. Senza parole, ragazzetto. Prank riuscito. Non me l'aspettavo, sinceramente, che questa volta riusciva. Anche perché per come ho iniziato mi stavo crevando dalle risate. Ma è ancora di iniziare un attimettino. Ma io so così. Smash, dai, voglio sapere una tua dichiarazione. No, non basta, senza parole. Ragazzi, pazzo, vi si conferma il king dei prank ogni volta che li fa, perché sono super mega real. E quindi, che perfezione. Perché l'ho studiato in ogni minimo dettaglio. Pure il fatto che l'hanno consegnato un giorno dopo. Il fatto tutto, tutto. Ma perché non ho consegnato un giorno dopo? Doveva arrivare ieri. Ovviamente non avendo stavolta perché è più grosso. Stavo piangendo io per fine. Si voleva far riso, cioè non è. Quindi pure io consapevole. Però, scherzo riuscito. Sto cavalletto è bellissimo. Giulio, hai parecchi FIFA points. Sì. Le sferisci. Ma hai parecchi, quindi non è parecchi FIFA points, ragazzi. 50. Oh, no. Va bene, raga. Raga, ma che? Tu fe! Oh, ragazzi, scuriamo. Dai, fammi chiudere questo video, vabbè. No. Che? Oh! Che? Ma fa vedere che dice. Gazzello? Cioè, la maglia completa del Barcellona. Buono allora. È un 5, ma c'è la maglia completa del Barcellona. Vabbè. Mi raccomando, supportate al massimo questo video perché mi sono veramente impegnato. Vabbè. Il video l'ha fatto. Vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale perché è gratis. E vi ricordo di lasciare un bel like. No, se chiudi. Let's go, ski! Ragazzi, è pazzo, questo pazzino è tutto. Noi ci vediamo al prossimo. Pazzo, video, bella. Non fa nulla.